Sono stati 2 giorni molto intensi, molto importanti, significativi. È un tempo il nostro sicuramente difficile, complicato, come poi altri tempi, no? Penso anche alle generazioni precedenti. Abbiamo deciso di parlare di speranza, di guardare in avanti, e la speranza ci costringe, ci invita, perché bambina, come dicevo io ieri sera, a guardare la vita e la realtà e cogliere in questo tempo difficile i germogli di fraternità, di amicizia. Credo che questo sia il compito che ci spetta, non farci sommergere dalla fatica del tempo, ma saper cogliere ancora una volta, come è accaduto in altri tempi, le novità, la freschezza e noi essere lì pronti a sostenerle, a coltivarle, a farle crescere. Credo che sia questo il compito un po' di tutti i cattolici, ma non solo dei cattolici, di coloro che hanno a cuore il bene comune.